insegna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventando una star, più di quanto non lo fosse già in passato. Quando la scorsa estate il PSG aveva speso oltre 150 milioni per averlo, bruciando tutti sul tempo. Big d'Europa alla finestra, perché sul palcoscenico mondiale Kylian ha eliminato Messi e raggiunto nei record un certo Pelé. Talento cristallino che i grandi club avevano già adocchiato fin dalla più tenera età, e tra questi c'era anche il Chelsea, che avrebbe potuto firmarlo per appena 20.000 euro da quattordicenne. Un colpo poi sfumato per evitare ripercussioni e squalifiche da parte della FIFA, ma che oggi sarebbe stato un autentico trionfo di mercato. Anno 2009, Mbappé di anni ne ha appena 11 e gli osservatori di Londra lo notano tra i tanti ragazzini che promettono un futuro radioso. Qualche allenamento, un provino, e un numero 10 su una maglia blues molto simile a quella che usa oggi in nazionale. Amichevole di pari età contro il Charlton, grandi promesse ma poi nessun affare. Con il Chelsea che avrebbe potuto sì completare il suo colpo proprio al compimento del 14° anno di età. Come riferisce in Inghilterra Football, London, testata del gruppo Mirror e per soli 20.000 euro. Poi la scelta di non rischiare con la FIFA, che proibisce l'acquisto di calciatori stranieri che non abbiano ancora compiuto 16 anni. In più, il blocco del mercato era già arrivato per delle irregolarità sull'acquisto di Gael e Kakuta, dunque stop ai rischi. Niente Mbappé, meglio puntare sui giovani Dominic Solanke e Tammy Abraham, al momento, Wonder Kid, non ancora compiuti. E a Londra probabilmente si stanno ancora mangiando le mani.